Allora, dobbiamo fare ancora la serie, la successione e il grafico di funzione. Cominciamo con la serie. Somma per n che va da 0 più infinito, poi abbiamo n per meno 1 alla n più radice di n più 3 fratto radice di n quadro più 1 per logaritmo di n. Perfetto. Nello seme nostro di suo. Allora, dicevamo che allora questa è la serie. Ma questa la possiamo doppiare in due pezzi. Somma per n che va da 0 a più infinito meno 1 alla n per n fratto radice n quadro per logaritmo di n 2 e poi più somma per n che va da 0 a infinito di radice di n più 3 fratto sì, radice di n quadro più 1 logaritmo di n più 3. Ora io dico, perché l'ho potuta sdoppiare? Perché in realtà l'unico caso in cui non si possono sdoppiare due serie è quando sdoppiandola, diciamo, abbiamo per esempio una forma indeterminata, nel senso che una per esempio diverge positivamente e l'altra diverge negativamente, oppure una delle due non converge o non diverge, cioè uscita. Perché in questo caso riaccoppiandole potrebbe invece, per esempio, se le due serie oscillano invece riaccoppiate potrebbero convergere. In realtà dico che questa è una serie semplicemente convergente, cioè questa somma è un numero reale ma non diciamo converge assolutamente. In realtà questa qui diverge a più infinito. Allora, cominciamo a vedere che questa diverge a più infinito, che è più facile. Allora, per prima cosa questa serie ha termini di segno positivo, infatti questa radice è positiva, questa radice è positiva, logaritmo di n più 2 parte da logaritmo di 2, quindi è positivo. Poi, se questo termine qui lo chiamiamo p con n, p con n si comporta sintaticamente come radice di n fratto n logaritmo di n, cioè come 1 su radical n logaritmo n. Quando dico si comporta come, intendo dire che il rapporto della differenza tende a 1. Allora, a questo punto, visto che questo è, diciamo, la serie di questi b con n si comporta come la serie di questi b. Ma questa serie qui è una serie divergente. In realtà noi sappiamo che già somma per n che va da 2 a infinito di 1 su n log n, questa diverge. Se vi ricordate, questo l'abbiamo visto più volte. Se ci metto la radice di n sotto, che è più piccolo, quindi il termine generico è più grande, quindi se ci metto la radice di n, a maggior ragione è
divergente. Quindi questa diverge positivamente. Per vedere che invece che questa converga, bisogna applicare questa qua, se ci tolgo il segno, ancora peggio, perché sopra invece di avere la radice di n c'è n, e quindi chiaramente diverge positivamente, ma se ci tolgo il segno. Se invece non tolgo il segno, a con n si comporta come meno 1 alla n fratto logaritmo n, sempre nel senso che questo diviso questo tende a 1, quindi in particolare tende a 0. Quindi il termine generico è di segno alterno infinitesimo. Attenzione, devo anche verificare per poter applicare, chi volete che possa applicare? Leibniz. Per poter applicare Leibniz però ci vuole, devo dimostrare anche che gli A con n almeno da un certo punto in poi sono in valore assoluto decrescente. Stavolta non mi basta il fatto che va come, perché questo è chiaramente decrescente, però devo vedere se valore assoluto di A con n più 1 fratto valore assoluto di A con n, questo è uguale a n più 1 fratto a n per la radice di n quadro più 1 fratto la radice di n più 1 al quadrato più 1, tutto quanto fratto logaritmo di n più 2, no, logaritmo di n più 3 sotto il logaritmo di n più 3. Praticamente ho tolto il meno 1 alla n, poi questo quel termine lì l'ho girato e poi con n più 1 devo mettere n più 1 al posto di n. Adesso andiamo a vedere cosa succede. Qui abbiamo, qua possiamo mettere in evidenza una n, conviene 1 più 1 su n, poi qua posso mettere in evidenza un'altra n e abbiamo radice di 1 più 1 su n quadro. Poi sotto, nello stesso motivo, qua metto in evidenza una n, vabbè, la n già c'è, poi qua viene n quadro più 2n più 2, metto in evidenza un'altra n, e poi mi viene la radice di 1 più 2 su n, più 2 su n quadro. Poi qua mi viene logaritmo di n più 2 fratto logaritmo di n. Allora, qua cominciamo a vedere logaritmo, l'ultimo pezzo di n più 2 fratto logaritmo di n più 3, come si può sviluppare. Questo lo posso scrivere come logaritmo di n per 1 più logaritmo 1 più 2 su n, scusate, per più logaritmo, la somma dei logaritmi è uguale a logaritmo, sotto c'è logaritmo di n più logaritmo di 1 più 3 su n, quindi se preferite qui sopra sviluppando viene più 2 su n più o piccolo di 1 su n, e sotto viene più 3 su n più o piccolo di 1 su n. Adesso mettete in evidenza sopra e sotto logaritmo n, che si semplifica e rimane, sopra rimane 1 più 2 su n log n più o piccolo di 1 su n logaritmo di n,
sotto viene 1 più 3 su n log n, più piccolo di 1 su n log n, uguale 1 meno 1 su n log n, più termini di ordine. In sostanza questo viene 1 meno questa quantità. Questa quantità va come 1 su n logaritmo n. Adesso facciamo il rapporto degli altri. Allora, l'altro pezzo era, avevamo n quadro sopra, vabbè, n quadro intanto si poteva semplificare. Qui avevamo 1 più 1 su n che moltiplicava 1 più 2 su n quadro più o piccolo di 1 su n quadro. Più 1 su 2n quadro. Radice di 1 più t è 1 più t mezzi più o piccolo di t. Sotto, per lo stesso motivo, mi viene radice di 1 più t è 1 più 1 su n più 1 su n quadro, poi allora 1 più t alla 1 mezzo è 1 più i mezzi, se vi ricordate, poi devo fare meno i quadri ottavi più o meno i quadri ottavi, perché devo fare 1 mezzo su 2, 1 mezzo su 2 è 1 mezzo per meno 1 mezzo fratto 2, quindi viene meno 1 ottavi, un ottavo, e vabbè, quindi il termine successivo è qua, anche se sbaglio il coefficiente non succede niente, non mi sembra di aver fatto bene. Il termine successivo, sotto avevamo 2 su n più altra roba, però quando faccio il quadrato 2 su n al quadrato è l'unico termine di ordine 2, quindi fa 4 su n quadro, il risolto fa meno 1 su 2n quadro più o meno di 1 su n quadro. Insomma, per farla breve, sopra viene 1 più 1 su n più 1 su 2n quadro più o meno di 1 su n quadro, e sotto viene 1 più 1 su n più 1 su 2n quadro più o meno di 1 su n quadro. Addirittura sembra la stessa. In ogni caso, quando vado a togliere il denominatore, questo diventa meno 1 su n, quindi andando a moltiplicare il termine con 1 su n se ne va. Invece i termini con n quadro non se ne andranno, perché quando tolgo il denominatore tutto questo è t, 1 fratto 1 più t uguale a 1 meno t più t quadro, quindi verrà, facciamo per bene, viene 1 meno 1 più 1 su n più 1 su 2n quadro più o piccolo più 1 su n quadro, e moltiplica 1 meno 1 su n meno 1 su 2n quadro, poi devo fare più t quadro, quindi devo fare più 1 su n quadro più o piccolo più 1 su n quadro. Adesso innanzitutto questo semplifica, qua viene più 1 su 2n quadro e questo lo posso cancellare. Adesso devo fare le moltiplicazioni, 1 meno 1 su n e 1 più 1 su n, diciamo viene 1 meno 1 su n più 1 su n se ne va, poi ho, beh, in realtà pare che se ne vada anche il termine con n quadro, perché qua viene 1 su 2n quadro più 1 su 2n quadro e poi c'è meno 1 su n quadro, quindi 1 più piccolo di 1 su n quadro.
Però anche se avessi sbagliato il coefficiente, insomma, uno su n meno uno su n sono sicuro che se ne va. Qua ho fatto un po' di fretta, non sono sicuro al 100% che il coefficiente di n quadro faccia 0. Anche se il coefficiente di 1 su n quadro non facesse 0, cosa succede quando vado a sostituire? Quando vado a sostituire, se vi ricordate, qua c'avevo 1, chiamiamolo più c su n quadro, più piccolo di 1 su n quadro, noi abbiamo calcolato che c è 0, però ipotizziamo per un attimo che c non faccia 0, non succede niente. L'altro pezzo invece faceva 1 meno 1 su n log n più o piccolo di 1 su n log n. Quando andiamo a moltiplicare, qua mi viene 1 meno 1 su n logaritmo n. Tutti gli altri termini, anche c su n quadro, è di ordine superiore perché n è più grande di logaritmo n, quindi quando al denominatore metto n quadro, il termine è più piccolo. Quindi tutto il resto, siccome qua ce l'ho piccolo di 1 su n log n, sono sicuro che se ne va. Quindi come vedete, quel rapporto, quando n è abbastanza grande, c'è 1, poi c'è questa componente che è negativa perché c'è il segno meno davanti, piccola ma negativa, e poi c'è quest'altra componente che è più piccola di questa. Quindi posso essere sicuro che per n è abbastanza grande quel rapporto è più piccolo di 1. Allora che vuol dire che è più piccolo di 1? Che il termine in modo assoluto decresce e quindi posso applicare Leibniz. Questo può sembrare un modo molto complicato di dimostrare che posso applicare Leibniz, poi in realtà diciamo l'alternativa è fare il ragionamento per induzione a partire da un certo n0 in poi. Quindi siccome ormai gli sviluppi li dovete conoscere anche per quanto riguarda i limiti, penso che per voi sia più fattibile questo che una dimostrazione diciamo diretta. Ok? La dimostrazione diretta richiede delle maggiorazioni che diciamo non siete abituati a fare. Ok, quindi in definitiva io sto dicendo che nella serie originale ripeto, era questa qui, era n per meno 1 alla n più radice di n più 2 fratto n quadro più 1 per logaritmo di n più 2. Allora questa qui l'abbiamo scritta come somma per n che va da 0 a infinito meno 1 alla n a con n. Numeratore più 3 più? Più 3 al numeratore. Più 3? Poi non è che a un certo punto ho copiato più 2? Non dovrebbe cambiare nulla. Non dovrebbe cambiare nulla, però considerate che a un certo punto può essere che ho sbagliato. Non cambia nulla perché se vi fate l'esercizio vi accorgete che non cambia nulla, però mi pare che a un certo punto non ho usato 3 qua. Comunque, sempre questo è una serie alla quale almeno a un certo punto in poi si può applicare Leibniz e quindi diciamo la somma di questa serie è un numero reale. Questa qua è una serie a termini di segno positivo che diverge e quindi la somma fa più infinito, che vuol dire che la somma della serie di partenza fa già più infinito, diverge positivamente, anche se non è a termini di segno costante. Attenzione, perché questo termine qua è più grande in valore assoluto di questo, quindi il numeratore assume termini di segno alterno. Tuttavia diciamo, ripeto, bastava spaccare in due pezzi, questo pezzo c'è
facciamo? Togliere questo qua e questa con mezzo, togliere questo qua e questa di reggio, la somma di reggio positivamente. L'unica cosa che cambia, se come mi sembra di ricordare, a un certo punto non ho segnato n più 3 ma l'ho segnato n più 1 e n più 2 qua sotto, non cambia nulla, perché diciamo, se qua dovete segnare n più 3 sotto dovrete segnare n più 1 più 3 n più 4. Quando andate a fare l'esercizio era la parte che riguardava il rapporto di a con n fratto a con n più 1 in valore assoluto, sostanzialmente viene esattamente la stessa cosa, i termini di ordine 1 se ne vanno lo stesso, e quindi a quel punto diciamo comanda questo, e quindi alla fine il prodotto viene questo, e quindi diciamo quel rapporto viene più piccolo di 1, che vuol dire che il termine di valore assoluto degli a con n, scusate, il termine di a con n, perché già ce l'abbiamo tolto, il segno che abbiamo messo in evidenza, è regressione, e quindi si può applicare là. Va bene? Ok, quindi la serie in realtà si vede in 30 secondi che ha questo tipo di comportamento, almeno uno che ha un pochino di dimestichezza con le serie lo capisce in 30 secondi. Il problema è che la dimostrazione, una parte della dimostrazione non è proprio semplicissima, però adesso andiamo a vedere ciò che riguarda la successione e poi infine il grafico ci sono due punti. Allora, per quanto riguarda la successione, dobbiamo studiare il comportamento di questa successione. A con n è uguale n cubo più 2 fratto n più 1 che moltiplica cosen quadro di n quadro pi greco fratto n più 1 meno 1. Allora, questo ha infinito. Però tutto dipende da questo. Se questo, come vedremo, è vicino a un multiplo di pi greco, allora il coseno di un multiplo di pi greco è vicino a 1, quindi il coseno quadro è vicino a 1, meno 1 è vicino a 0, quindi potrebbe effettivamente trattarsi di una forma indeterminata. Vicino a 1 a meno 1 senza il quadrato, col quadrato è vicino a 1. Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo sviluppare questo n quadro pi greco fratto n più. Come al solito, vabbè, al numeratore c'è n quadro pi greco, rimane così, al denominatore si mette in evidenza n, quindi come viene n pi greco, 1 fratto 1 più n è uguale a 1 meno 1 su n più 1 su n quadro più o piccolo 1 su n quadro. Moltiplichiamo. Poi mi viene n pi greco meno pi greco più pi greco su n più o piccolo 1 su n. Allora, quindi abbiamo coseno di n meno 1 per pi greco più pi greco su n più o piccolo di 1 su n. Qua dobbiamo fare il quadrato, qua cominciamo a sviluppare questo. Allora, il coseno ha la proprietà che ogni volta che io incremento o decremento l'argomento di pi greco, il valore del coseno cambia, quindi questo è meno 1 alla n più 1, n meno 1, la stessa cosa, per
coseno di greco su n più piccolo di 1 su n uguale meno 1 alla n meno 1. Allora, coseno di t, questo adesso tende a 0, è 1 meno t quadro mezzi, quindi abbiamo 1 meno t greco su 2n quadro più piccolo di 1 su n quadro. Adesso, se facciamo il quadrato, quindi qua sopra viene n cubo più 2 franco n più 1 che moltiplica, quando faccio il quadrato il meno 1 eventualmente sparisce, quindi qua mi viene il quadrato di quello che mi viene 1 meno pi greco su n quadro più piccolo di 1 su n meno 1, perché il quadrato di questo, il quadrato di 1 più t è 1 più 2t più piccolo di t, siccome t è pi greco su n quadro, lo piccolo di t è lo piccolo di 1 su n quadro. Quindi 1 meno 1 se ne va, sopra è 1 più 2 su n cubo, sotto è n per 1 più 1 su n, n cubo a n rimane un n quadro, che moltiplica meno pi greco su n quadro, più piccolo di 1 su n quadro. Adesso se fate la moltiplicazione n quadro per meno pi greco su n quadro va meno pi greco. Questo tende a 1, questo tende a 1 e quindi il risultato è meno pi. Quindi la successione era, insomma, non troppo difficile. Ok. Per n che tende a più infinito. Quando scrivo n intendo dire un numero naturale e i numeri naturali possono avere solo più infinito. Ciò non c'ho scritto che tende a più infinito. Ok, è rimasto da fare lo studio di funzione. Eppure, insomma, stavolta non mi sembra un po' lunghetto, è. Allora, cosa sappiamo di questa funzione? La prima cosa è il campo di esistenza. Quanto riguarda il campo di esistenza è x diverso da 1, perché l'unica cosa che io posso o non posso fare è questo rapporto. Se questo x è diverso da 1 lo posso fare, poi l'esponenziale si può fare, un polinomio si può calcolare e poi lo posso fare. Poi cosa sappiamo? Dobbiamo già vedere i limiti della funzione. Allora, dobbiamo fare i limiti della funzione in 4 punti, a più infinito, a meno infinito, a 1 da destra, a 1 da sinistra. Cominciamo a fare il limite per x che tende a più infinito di f di x. Allora, per x che va a più infinito, questo l'argomento va a 0, l'esponenziale di 0 va a 1, quindi questo si comporta come 1. Qui c'è x cubo che comanda sugli altri, quindi questo si comporta come termine principale x cubo, e quindi questo qui va a più infinito. E non ci sono asintoti neanche obliqui, perché anche se faccio il limite per x che tende a infinito di f di x su x, pure va a più infinito, perché quando divido per x l'unica cosa che cambia è che qua invece di comandare x cubo comanda x quadro, x quadro per 1 sempre a più infinito. Qua ci posso mettere anche t all'infinito, perché
però se metto un limite per x che tende a meno infinito di f di x, stavolta va a meno, perché a meno infinito è tutto uguale, che questo tende sempre a 0 e quindi l'esponenziale tende sempre a 1, solo che qua x cubo tende a meno infinito. Se invece dividete per x, rimane x quadro e quindi tende a più infinito anche a meno infinito. In ogni caso, quelli sono i due limiti della funzione, e non solo quelli sono i due limiti della funzione, ma possiamo anche dire che non ci sono asintoti né orizzontali, ovviamente, né obliqui. Adesso dobbiamo fare il limite per x che tende a 1 da destra di f di x. Se x tende a 1, insomma, se al posto di x ci mettete 1, qua viene 1 meno 3 più 1, cioè viene meno 1, viene un numero negativo. Quindi tutto dipende dal limite di questa quantità. Se x tende a 1 da destra, quel 1 fratto x più 1 tende a più infinito, perché x più 1 tende a 0 più, quindi il reciproco tende a più infinito, l'esponenziale di un numero che tende a più infinito tende a più infinito, per meno 1 questo vale meno infinito. Invece il limite per x che tende a 1 da sinistra di f di x, stavolta se x tende a 1 da sinistra, questo tende a 0 meno, quindi il reciproco tende a meno infinito, l'esponenziale del numero che tende a meno infinito tende a 0 più, perché l'esponenziale a meno infinito è comunque positivo ma tende a 0, per meno 1 questo limite tende a 0 da sotto, tende a 0 meno. Vabbè, quindi queste sono le prime cose. Se volessimo comunque essere, adesso cominciamo a vedere quando questa funzione è positiva e quando questa funzione è negativa. Ovviamente tutto dipende dal segno di questo, perché questo, essendo un esponenziale, è sempre positivo. Quindi cominciamo a studiare il segno della funzione g di x uguale x cubo meno 3x più 1. Allora, g' di x è uguale a 3x quadro meno 3, cioè 3x quadro meno 1, uguale a 0 se e solo se x uguale a più o meno 1. Ok, quindi questa funzione è ovviamente il segno di g' è positivo per valori esterni all'intervallo delle radici, quindi questa funzione sale fino a meno 1, poi scende fino a 1 e poi risale. Quindi se andiamo a fare il grafico di g di x, allora questa funzione, vabbè, si comporta come x cubo per x molto grande in valore assoluto. Dopodiché nel punto meno 1 vale meno 1 più 3 più 1 vale più 3, quindi questa è salita fino a meno 1 dove vale più 3, poi in 0 vale 1 e in 1 vale meno 1 e poi risale, quindi questa si annulla 3 volte, quasi comporta più o meno come il studio, no? Si annulla 3 volte, una volta tra 0 e 1, una volta per esempio tra 1 e 2, no, perché a 2 è già positivo in quanto 8 meno 6 più 1 fa 3, quindi a 2 già vale 3, quindi tra 0 e 1, tra 1 e 2 e poi anche tra meno 2 e meno 1, perché meno 2 meno 8 più 6 più 1 vale meno 1 che è negativo. Qua c'è meno 1, a meno 1 c'è massimo. Ok, quindi ci sono 3. Adesso
Andiamo a fare il graffio della F per quel poco che possiamo fare. Ovviamente non abbiamo fatto ancora la derivata di F, quindi non è che posso dire tantissimo. Però qualcosa la posso dire. Posso dire che diciamo la funzione ha gli stessi zeri di prima. Quindi si annulla qua, più o meno qua e qua. Poi posso dire che per x, allora a meno 1 abbiamo detto tende a 0 meno, scusate, a 1, punto 1 tende a 0 meno e poi di là parte con meno infinito. Qui tende a 0 meno, dobbiamo capire come ci tende, però a occhio direi che ci tende con, poi vedremo, con tangente orizzontale. Per x grande questa si comporta come x cubo, perché grosso modo, perché l'esponenziale in quel caso è molto vicina a 1. Quindi a occhio e croce un grafico molto, diciamo, ipotetico, cioè che va poi dimostrato che è così, dovrebbe fare una cosa del genere. Dovrebbe, come prima, soltanto che stavolta diciamo, qua bisogna vedere dove viene il massimo, perché non è in, qua si annulla dove si annullava prima, però poi risale, diciamo, la parte negativa risale fino a 0 meno, quindi poi però riparte da meno infinito, si annulla dove si annullava prima e se ne andrà infinito. Quindi un grafico, per quanto ipotetico, potrebbe essere questo qui. Adesso va visto che effettivamente si tratta di questo tipo di grafico. Per vedere questo bisogna necessariamente fare la derivata. Quindi noi abbiamo adesso f' di x uguale 3 x quadro meno 1 più moltiplica l'esponenziale 1 fratto x meno 1, ho derivato il primo pezzo, viene 3 x quadro meno 3, poi viene più, poi viene x cubo meno 3 x più 1 per l'esponenziale 1 fratto x meno 1. Per adesso che devo fare? Devo fare la derivata di 1 fratto x meno 1, ma la derivata di 1 fratto meno x meno 1 è meno 1 fratto x meno 1. Quindi raccogliendo al fattore comune l'esponenziale di 1 fratto x meno 1, qua mi viene poi mi viene, sotto mi viene x meno 1 al quadrato, sopra mi viene 3 x quadro meno 1 per x meno 1 al quadrato, e poi mi viene meno x cubo meno 3x. Ora, come potete vedere, a parte questi due pezzi che sono positivi, il segno della derivata, ovviamente questo pezzo non si può calcolare per x uguale a 1, ma questo lo sapevamo già da prima, già dal grafico, dal dominio della funzione. Quindi tutto il
diciamo, il segno della derivata dipende dal segno di questo polinomio qui. Questo polinomio qui però è un polinomio di quarto grado, ce lo dobbiamo andare a scrivere. Allora, intanto, prima di andare a fare questo, studiare il segno della derivata, andiamo a vedere cosa succede alla derivata per x che tende vari posti. Allora, se x va a più infinito, per esempio, questo è di quarto grado, questo è di grado 2, questo è di grado 2, quindi tende a più infinito sia per x che tende a meno infinito, sia per x che tende a più infinito. Quale esponenziale tende in entrambi i casi a 1? E infatti, abbiamo detto, questo si comporta come x cubo sia qua che qua, quindi la derivata tende a più infinito sia qua che qua. Torna. Poi andiamo a vedere cosa succede per x che tende a 1 da destra. Per x che tende a 1 da destra, se x tende a 1, questo si annulla, questo si annulla, questo era negativo, con meno davanti diventa positivo. Fratto questo che tende a 0 più, questo tende a più infinito, per più infinito, perché se uno, x tende a 1 da destra, la derivata tende a più infinito, ma ci tende, in verità, questa derivata tende a più infinito talmente velocemente che se andate a fare il grafico, la funzione si annulla dove si annullava prima, però qua, ben presto, già diciamo tra 1 e 1, qualcosa, non la riuscite praticamente a distinguere dall'asse verticale. Quindi può darsi, per esempio, questo tipo di comportamento, cioè il fatto che la derivata tenda a infinito molto velocemente, quindi fa sì che se probabilmente andate a fare anche con un buon programma di, diciamo, che faccia i grafici di funzione, anche sia con MATLAB, con MEPO, quello che vi pare, è molto probabile quando andate a fare la visualizzazione di questa funzione non riuscite a vedere che qua c'è una asintota verticale, perché a un certo punto il grafico della funzione praticamente si sovrappone a quella, lo vedete perché ve lo farà verticale praticamente il grafico, dipende da come fate il però se qua ci fosse stato l'asse delle ascisse, se il comportamento fosse stato lo stesso ma non in 1, in 0, siccome là c'era, scusate, l'asse delle ordinate, siccome là c'era l'asse delle ordinate, allora voi non sapevate se era il grafico o l'asse delle ordinate, quindi potevate benissimo pensare che ci fosse un limite finito e non ci fosse una sintesi. Invece, ragionando per via teorica, capite benissimo che là ci deve stare una sintesi. Vediamo invece se x va a 1 da sinistra. Se x va a 1 da sinistra, qui qualunque cosa vada più infinito o meno infinito non fa niente, il problema è che questo tende a 0 come un esponenziale di una cosa che tende a meno infinito, e quindi diciamo, facendo un'opportuna sostituzione, si può vedere che quel limite tende a 0 meno, cioè esattamente quello che abbiamo detto prima, cioè che la derivata, anche il limite della derivata in 1 da sinistra è 0 meno, cioè effettivamente la funzione tende a 0 dalla parte negativa, con praticamente diciamo, quando si avvicina, quando x si avvicina a meno 1, il valore della funzione si avvicina a 0 e la tangente al grafico della funzione diventa orizzontale. Rimane appunto da studiare il segno della derivata. Per studiare il segno della derivata io devo fare questa moltiplicazione, quindi devo fare 3 x quadro meno 1 per x quadro meno 2x più 1. Poi devo fare meno x cubo più 3x meno 1 uguale 3x alla 4. Poi abbiamo meno 6x cubo, meno x cubo fa meno 7x cubo. Poi abbiamo 3x quadro meno x quadro fa più 2x quadro. Poi abbiamo
meno più 6x, più 3x fa più 9x, poi abbiamo meno 3, meno 1 fa meno 4. L'ho fatto facendo delle addizioni, vediamo un po' se sta fatto bene. Per esempio, se ci metto il punto, allora, se ci metto 0 al posto di x, qua mi viene meno 3, meno 1 fa meno 4 e torna. Se ci metto 1, questo pezzo viene 0, questo pezzo viene meno 1 più 3 meno 1 deve fare 1, quindi 3 meno 7 fa meno 4, meno 8 più 9 più 2 fa x al quadrato più 3 e non torna. X al quadrato non ci vuole. Eh? X al quadrato non ci vuole. 3x quadro, meno x quadro fa più 2x quadro. Allora, 3x alla quarta. Meno 7x più 4. Più 3x quadro, meno x quadro. Più 2x quadro. X quadro che diciamo moltiplica tipo 1 o meno 1 e moltiplica x quadro, quindi sapete la ah sì sì sì, scusate, meno x quadro, questo se ne va qua, quindi qua questo non ci pensa perché c'era tutto moltiplicava 3, una volta moltiplicato per 3, una volta no, quindi 3 sì, stavolta torna per x uguale a 1, se ci metto x uguale a meno 1 qua mi deve fare più 1 meno 3 meno 1 deve fare meno 4, infatti sì. Se ci metto meno 1 qua viene più 7, meno 9 fa meno 2, 3 fa meno 3 e non torna neanche qui. Se lo facevo prima, se lo facevo, allora questo pezzo qui fa, sta da qua, meno 2, poi più 2x. E allora perché se ci metto meno 1? Sì, sì, se ci metto meno 1 sì, fa meno 3, insomma. Sta fatto bene. Ok, allora questo è il, questa è la funzione di cui devo studiare il segno. Chiamiamola h di x. Adesso facciamo la derivata seconda, facciamo h' di x uguale 12x al cubo meno 21 x quadro più 9, poi facciamo la derivata seconda, 24 no, 36 x quadro meno 41 x 42 x. Ok? Allora, cosa succede? La derivata seconda si annulla per x uguale 0 e per x uguale, vabbè, 36x meno 42 divido per 6, 6x meno 7 uguale a 0, x uguale a 7 sesti. Quindi questo è il grafico di h secondo. Si annulla qua e qua, a 0 e a 7 sesti. Ok. Va bene, allora una volta che si annulla lì, h, andiamo a vedere h'. H' di 0, quanto fa? Fa 9.
H' di 7 sesti. Bene. H' di 7 sesti. Beh, vedete, da 0 a 7 sesti la derivata di H' è negativa. H' di 1 fa 0. Quindi H' di 7 sesti è minore di 0. Un po' negativo, non di tanto. Quindi adesso andiamo a fare il grafico di H'. Allora, H' in 0 vale 9. Poi in è al massimo, in 7 sesti è il minimo, ma già a 1 vale 0. A meno 19 da 6. Non mi interessa quanto fa. A 7 sesti è negativo e poi risale dalla fila. Ok? Quindi lui, diciamo, questa derivata è, per esempio, a meno 1, a meno 1 abbiamo meno 12, meno 21, più 9 è molto negativo. Quindi questo si annulla in un numero compreso tra meno 1 e 0, poi si annulla a 1 e poi si annulla poco dopo 7 sesti. Per esempio, se già ci metto 2, qua mi viene positivo, si annulla tra 1 e 2. Adesso bisognerebbe determinare questi punti un po' meglio, però cominciamo a vedere il grafico di A. Allora, H di X ha, diciamo, questo termine, diciamo, quando x è lontano da 0 comanda 3x alla quarta, poi finché la derivata è negativa la funzione scende, quindi scende fino a un valore compreso tra meno 1, diciamo, a questo punto di minimo, chiamiamolo x con 1, questo punto di minimo x con 1 è compreso tra meno 1 e 0. Sicuramente nel punto 0 la funzione vale meno 4 e già stava risalendo, quindi questa scende fino a un minimo negativo. Allora, per esempio, proviamo nel punto 2 meno 2, la funzione vale 3 per 16 48, meno 8 più 7 fa 56, per 7 fa 50, per meno 7 fa più 56, poi abbiamo meno 18 meno 4, quindi ancora ampiamente positiva. Nel punto meno 1 la funzione fa 3 più 7 meno 9 meno 4, quindi è negativa, quindi questa qui punto x1 abbiamo detto c'è il minimo, questa si annulla tra meno 2 e meno 1. Poi è negativa, in 0 era cominciata a risalire ma era ancora negativa. Poi avevamo detto da 0 in poi, scusate, prima tra x1 e x2 la derivata è positiva, quindi la funzione sale fino a un po' prima di 1, fino a questo punto x2. Nel punto 1 la funzione fa 12 meno 7 meno 4 che è positiva, quindi questa era risalita fino a un punto un po' prima di 1, poi a 1 era ancora positiva e poi scende fino a 7 sesti. Questo è importante, è l'unico punto in cui è importante calcolare il valore della funzione. Qua bisogna sostituire 7 sesti e vedere quanto fa la funzione, cioè se la funzione è
cioè negativa oppure positiva. Allora, vediamo un attimo. L'unico segno che mi interessa veramente è H di 7 sesti. H di 7 sesti, questo è 3 per 7 sesti alla quarta, meno 7 per 7, no, 7 alla quarta, 4, 6 alla terza. Poi più 9 per 7 sesti, meno 4. Allora, qua intanto posso semplificare 3, qua posso mettere 7 alla quarta, esatto, 6 alla terza per un mezzo. 0,94. Quindi qua mi viene meno un mezzo per 7 sesti alla terza, più 9 per 7 sesti, meno 4. Allora cominciamo intanto a vedere questo. Qui semplifichiamo un 3, qua viene 3 mezzi, 21 mezzi fa 10,5, quindi fa meno un mezzo per 7 sesti al cubo più 6,5. Vabbè, adesso calcolate questo, 6 meno di 6,5, questo è positivo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la funzione qua, pur scendendo, quando arriva al minimo, cioè a 7 sesti, si mantiene positiva. E questo che vuol dire? Vuol dire H era la mia, il segno della mia, il segno di H era il segno della mia derivata, quindi vuol dire che la mia funzione di partenza sale fino a un punto che sta compreso tra meno 2 e meno 1, poi scende fino a un punto qua compreso tra 0 e 1, poi risale, e per quanto riguarda invece dopo il punto 1 la derivata è sempre positiva e quindi la funzione sale e basta. Quindi se vi ricordate come era fatto il grafico della funzione f, il grafico della funzione f era, mi ricordo più dove si annullava, ma insomma era fatto così più o meno. No? Qualitativamente era fatto così, come vedete i punti dove si annullavano gli stessi della funzione di prima, ma diciamo, vedete, la funzione sale fin qui, poi scende, era diventata negativa, poi risale fino a 0 dove si appoggia con tangente orizzontale, e poi da 1 in poi invece la derivata, siccome il segno della derivata è sempre positivo, poi c'è quell'esponenziale di 1 fratto x meno 1 che la rende molto grande in valore assoluto la derivata, però fa diciamo più o meno il grafico che qui. Per quanto riguarda invece la derivata seconda, la situazione è molto più complicata, a parte due flessi che qua ci devono stare per forza, qui non è chiaro se ci siano altri flessi da questo lato. Qua ci devono stare per forza due flessi per come è fatto il grafico da questo lato. Dall'altra parte invece non è chiaro se ci siano flessi o meno. Per fare questo bisogna studiare la derivata seconda, ma obiettivamente non c'è l'adeguato tempo per farlo. Questa parte dello studio sicuramente può rimanere, diciamo, abbozzata. Ok, allora andiamo un po' che su. Sono l'1 meno 5, meno 7. In 7 minuti potrei fare un altro esercizio sui complessi, visto che questo era capitato facile, e prendiamo un altro compito e facciamo giusto un altro esercizio. Poi per il resto passa. Allora, facciamo questo qui.
Abbiamo 2z coniugato uguale modulo di z quadro più z quadro. Allora proviamo con la sostituzione algebrica, quindi avrò z uguale a più b, z quadro uguale a 4 meno b quadro più 2ab, poi z coniugato uguale a meno b e infine modulo di z quadro uguale a 4 più b4. Vado a sostituire, quindi mi viene 2a meno 2ib uguale a 4 più b4 più a 4 meno b4 più 2ab. Allora intanto b4 meno b4 se ne va, allora troviamo 2a uguale 2a4, dall'altra parte troviamo meno b uguale a b. Uguagliando le parti immaginate. Va bene, la prima equazione coinvolge solo a. Quindi, coinvolgendo solo a, troviamo che o a è uguale a 1, oppure è uguale a 0. Se a è uguale a 1, allora sostituendo sotto viene meno b uguale b e viene b uguale a 0. Se invece a è uguale a 0, b pure viene uguale a 0. Quindi, se abbiamo fatto bene i conti, le uniche due soluzioni sono i punti 1 e 0. Proviamo a vedere se z è uguale a 0 torna, se z è uguale a 1 pure torna. La cosa importante è che in ogni caso qua se b, sì, era diverso da 0, a doveva venire meno 1, ma a non può venire meno 1 perché è contraddittorio con l'equazione di sopra. Se qua fosse venuta la soluzione meno 1, allora qui sostituendo sarebbe venuto qualunque b, quindi avremmo avuto come soluzione un'intera retta di soluzioni. Ok? Però in questo caso più semplicemente ci sono effettivamente solo due soluzioni, la soluzione z, diciamo, sono due numeri reali, uno è uguale a 1 e l'altro uguale a 0. Quindi anche questo non era particolarmente difficile. E facciamo un ultimo, perché insomma non voglio cercare uno difficile di questi complessi, che non è possibile, siano tutti facili. Z più 3 meno modulo di z quadro uguale i. Allora, quindi z uguale modulo di z quadro meno 3. Quindi z deve essere della forma a più i, perché come vedete questo quindi trovate, quindi modulo di z quadro è uguale ad a quadro più 1, quindi a deve essere uguale ad a quadro meno 2, quindi da qui trovate a quadro meno a meno 2 uguale
uguale a 0, quindi trovate A uguale 1 meno più 3 mezzi, quindi trovate A uguale a meno 1 più uguale a 2. I è quello che abbiamo fatto prima, no? No, ma comunque vediamo un po', una soluzione dovrebbe essere meno 1 più I e l'altra soluzione dovrebbe essere 2 più I. Andiamo a vedere se funzionano. Meno 1 più I più 3 fa 2 più I, il modulo al quadrato fa 2, meno 2 fa rimane I. Poi 2 più I più 3 fa 5 più I, il modulo al quadrato fa 5, ci tocco 5 rimane I. Quindi quindi questi tre compiti non era particolarmente. Naturalmente questo non è, diciamo, non significa che venerdì sia così facile, però non significa neanche che debba essere forse difficile. Ok, ci vediamo venerdì.